Quello che state per vedere è un prodotto innovativo, frutto di una lunga ricerca di Frabosc su design e funzionalità. Il risultato è un oggetto semplicissimo che vi stupirà per la facilità d'uso e per la capacità di inventare nuovi gesti e nuove abitudini per l'uso familiare. Cappuccino Creamer, per fare un ottimo cappuccino all'italiana. Riempite di latte per non più di un terzo il contenitore. Mettete il coperchio con l'agitatore. Scaldate il latte fino a circa 60 gradi. Non serve far bollire il latte pastorizzato. Impugnate correttamente il poggiadita per tenere fermo il coperchio. Attenti a non scottarsi. E muovete il pomolo in su e in giù per circa 15-20 volte. La crema di latte adesso è pronta, ma è meglio farla riposare per qualche secondo. Versate intanto il caffè, che avrete preparato a parte, nella tazza. Sollevando lentamente il coperchio, impugnate il contenitore e, aiutandovi con l'agitatore, fate scendere lentamente la crema nella tazza. La crema è densa, persistente e saporita. Con il latte utilizzato si possono guarnire da 4 a 6 tazze di buon cappuccino. Per completare il cappuccino, vi consigliamo di spruzzare un velo di cacao. Cappuccino Creamer funziona benissimo anche per produrre altre bevande calde e fredde. Con il latte freddo di frigorifero, da 0 a 4 gradi, si produce un'ottima bevanda, nutriente e dissetante. Con il caffè caldo, meglio un caffè espresso all'italiana come quello che si fa con la moka, si produce una strepitosa crema di caffè. Aggiungendo al latte freddo qualche goccia di sciroppo, si ottiene un frappè di qualità, saporito e dissetante. Ma Cappuccino Creamer funziona anche con l'albume delle uova. Il risultato è una schiuma leggera e duratura, ottima per i dolci prodotti in casa. Consigliamo di usare l'albume di almeno 4 uova. È facile montare una panna densa per un raffinato Irish Coffee. Mescolando la crema di latte con qualunque tipo di caffè ed agitando, si ottiene una bevanda calda dal gusto squisito. Infine, il tipico caffè latte all'italiana. Latte e caffè caldi, montati insieme, in cui intingere i biscotti per una sostanziosa colazione. Frabosc, la grande tradizione del casalingo italiano nel mondo.